Olga, l'ONU taglia i fondi nei campi del sud del Libano. Questo, oltre a provocare danni immediati a cascata, in uno sguardo più ampio possiamo dire che senza l'istruzione, senza i servizi di base, potrebbe anche crescere il terrorismo in assoluto. In effetti il problema che hanno di fronte in questo momento i palestinesi è non solo quello della vita normale, che ovviamente nei campi si può immaginare la salute, le condizioni della salute di questo popolo ormai, ma chiaramente stanno fronteggiando una escalation, riduzione di assistenza che è cominciata da tempo, con una strategia ben precisa. Ovviamente, quando, sappiamo tutti, quando un popolo si riduce l'educazione di un popolo, e incominciamo a tagliare anche la sanità, è chiaro che c'è un disegno dietro, è fin troppo evidente e loro lo capiscono, e questo è il motivo per cui di fronte alla nuova policy emessa dall'UNRWA, ovviamente unilateralmente, ci sono dimostrazioni dal mese di gennaio a cascata, ormai non si fermano più, hanno cominciato chiudendo le cliniche all'interno dei campi, facendo dimostrazioni innanzi alle cliniche dell'UNRWA, hanno continuato all'esterno, nelle varie città, a Tiro, a Tripoli, a Beirut. Questa mattina, per esempio, una notizia recentissima, sono andati lì dove da anni gli è proibito di arrivare, verso il confine con i territori occupati. Sono stati fermati ovviamente dalla General Security, ma ovviamente è chiaro che non possono accettare quello che hanno imposto, perché questa nuova policy ha effetto dal primo di gennaio. Vivendo tanto tempo lì, viene da sorridere quando si sente che l'Europa sta parlando da mesi per accogliere 240.000 profughi. Il Libano è un paese che ne ha accolto, i primi anni della guerra, 2 milioni. Adesso chiaramente l'economia è al tracollo, 2 milioni innestati su una popolazione di 4 milioni, perché tanti ne conta il Libano, ovviamente è stato un impegno notevole per il governo libanese. E ovviamente in questo momento, cioè già da un po' stanno cercando di ridurre, con dei provvedimenti hanno chiuso le frontiere per il passaggio dalla Siria al Libano, quindi ovviamente il paese sta cercando di difendersi. Ma quello che è successo è che questa enorme quantità di profughi che si è riversata ha finito con l'impattare sui profughi storici del Libano. Lì abbiamo profughi del 48, profughi del 67, e chiaramente quando le varie istituzioni e organizzazioni hanno cominciato a convogliare gli aiuti su chi arrivava dalla Siria, è stato anche difficile nei campi, ci sono stati dei momenti in cui veramente è stato difficile, voglio usare un termine, tenere la pace tra le varie entità dei palestinesi. E comunque la cosa si avvia in un certo senso a normalizzarsi, perché in questo momento, normalizzarsi è un termine un po' pesante, incominciano a diminuire proprio perché hanno chiuso l'afflusso dalla Siria. We understand the UNRWA, they have an agenda and they know exactly what they want, what they need. They make more pressure over the Palestinian situation in Lebanon. They decrease the services until the level the Palestinian, according to their economic situation, they are unable to pay the receipt of hospitalization in hospital. Now, in the large amount of patients they need for a treatment in hospitals, they asking the patient to pay between 20% to 40% of the cost of the hospitalization. And this is impossible with respect to the Palestinian according to their income. So for that, UNRWA, they understand exactly now. They want the Palestinian to push them outside Lebanon, to be immigrated outside. They have their agenda.
according to the economic situation. They understand, they know exactly what is the situation of the Palestinian. According to their static, they have a static and a questionnaire. In UNRWA, they did it since long years, and they know exactly how is the Palestinian suffering in the camps and how they are living. So they are not stupid. They know exactly what they are doing. This is the problem now exists inside the camps in Lebanon, and there is big strikes and campaign in different direction in the main office of, in Beirut, in the offices area, in each area, in different places in Lebanon. Today they make strikes close to the border. They tried to send a message to the Palestinian. Okay, if the international community unable to help us, let us come back to our homeland, to Palestine. They arrived to Al-Qlaili close to the border. The military army, Lebanese, they forbidden them to arrive to the border. Okay, you didn't help us. Let us go to our homeland. Thank you.